Allora, andiamo al quinto. Il quinto ha un carattere un po' particolare, vero? Un naso un pochino più floreale, un po' sembra la viola, poi ci sono anche però stranamente anche note un leggermente animalesche, no? Un po' di... Come? La liquirizia? Sì, anche un po' di liquirizia, una nota anche un po' di, non lo so, il sandalo, la... un po' di cannella, note, è un po' particolare, diciamo. Rispetto agli altri direi che c'ha una nota più, non so cosa, un po' una speziatura diversa, ecco, sicuramente la frutta meno imponente, caratteristiche o terziario o speziatura diverse. Quindi è un Bordeaux o un Bordeaux? Bordeaux? È un Bordeaux, ne abbiamo messi adesso, possiamo dire che ne abbiamo messi tutti insieme davanti. Questo. Le bottiglie mettetele, se no sì, sì, adesso abbiamo finito con i francesi, li metto. Questo è Haute Lagrange, allora questi sono un'azienda di 20 ettari, proprio alle porte di Bordeaux, quindi a ridosso della città, e il suolo rispetto agli altri ha un calcare maggiore, quindi probabilmente questo che dà una sensazione un pochino più fresca, e il principalmente Cabernet Sauvignon 55 e 45 Merlot, insomma abbastanza vicini, le barrique nuove per 18 mesi e il stato messo, loro dicono che da aspettarlo, diciamo, bello dal 2011 al 2018, quindi insomma in teoria siamo a una finestra di consumo meno lunga ovviamente rispetto al classico Medoc, diciamo, quindi a livello di profumi direi che è una versione più fresca, meno fruttata, più anche a livello di intensità, entra nel naso in maniera un po' diversa, un po' più sinuosa, un pochino più leggermente, forse anche, non lo so, più elegante, meno immediata, più particolare. A livello di raccolta, vi dicevo appunto, anche qui siamo arrivati a fine di settembre, questo ha permesso il tannino di essere particolarmente delicato, e il 13 gradi e mezzo d'alcol, quindi siamo leggermente più alti, anche se in bottiglia riportato 13. Ecco, assaggiamolo, e direi che in bocca ha una nota molto più fresca, molto, sembra un vino, il corpo un po' inferiore rispetto a quello precedente, però ha una acidità molto diversa, molto più spiccata, molto più piacevole da bere, sembra anche un vino meno importante, no? Sarà l'uso del legno, sarà il fatto del Merlot un po' meno presente, la maturazione, però direi che il carattere è molto diverso, un carattere molto più vispo, più fresco, più... Boh, anche più adatto alla tavola, se vogliamo, proprio l'acidità che è diversa. L'altro aveva anche come prospettive evolutive, questo è un po' più fine, ha un po' meno corpo, però la persistenza è alta, cioè in bocca rimane molto questa sensazione di lampone, di confettura, di fragola, molto piacevole, però ecco, molto più fresco, più vivace, più bevibile, magari si può anche berlo con qualche grado di temperatura in meno rispetto agli altri, e praticamente vediamo un po', è un vino, non so, che dite, ho visto che abbiamo adesso tutti e cinque francesi, si riconosce il Pessac Lognan oppure ognuno va un po' per conto suo, che è una critica che si dice spesso a noi italiani, no? Che viene fatto. Peperosa, no, piuttosto che... Secondo me leggermente affumicata, che mi dà un po' una densità. Sicuramente gli dà... Un po' lungo, oltre avere una bella freschezza.
Sì, direi che sorprende per questo, no? Perché gli altri rischiavamo un po' di addormentarci, no? Un po' sensazione, legno, frutto, rotondità, questo ci dà un po' una sveglia. Effettivamente è quello che probabilmente a Bordeaux è sempre più difficile fare, cioè mantenere una freschezza, una bevibilità. È molto facile avere frutto, avere rotondità, avere potenza e struttura, riuscire a mantenere freschezza non è così semplice. Questo effettivamente anche a me ha colpito abbastanza, anche perché è quello che invidiamo un po', no, ai francesi, il fatto della bevibilità, della piacevolezza e questa capacità di rimanere ricchi di frutta ma senza essere pesanti. Se posso aggiungere una cosa, Andrea, prego. Secondo me è un esempio interessante di come il legno nuovo è riuscito a dare un risultato, a dare molta complessità al vino, nel senso che il terzo vino che abbiamo assaggiato, io ho trovato troppo una nota di legno troppo forte che spingeva verso sentori troppo di cuoio, troppo tostatura, di leva complessità. Qui c'è un uso della barrica nuova che invece ha portato una complessità che si ritrova in un settore che non è direttamente quello del legno o dell'affumicato, se non c'è una leggera nota di affumicato iniziale. Sì, effettivamente il come uso del legno, non so se sono tutte nuove, può darsi che lo siano solo in parte, loro dicono nuove, ma in realtà più delle volte sarà un mix. Però sì, di sicuro direi che su questo siamo d'accordo, che fare un vino complesso, intenso e fruttato non è un problema col clima che ci ritroviamo, sia a Bordeaux che da noi, fare un vino fresco, bevibile, intrigante come può essere questo non è banale.